Bella Hadid in bianco per Bulgari. Volto principale di molte case di moda conosciute a livello mondiale, Bella Hadid questa volta si fa, ancora, più bella per Bulgari. Candida in bianco. Se il rosso è decisamente il colore che le dona di più per personalità e carnagione, non si può certo dire che il candore del bianco non le stia meravigliosamente. Bella Hadid ha partecipato all'apertura del nuovo negozio di Bulgari sulla 5th Avenue a New York e ha optato per un look candido ed etereo. Se per Christian Dior ha voluto il rosso, per Bulgari ha invece scelto il bianco, indossando un vestito lungo con spacco laterale e manica impreziosita da strass argentati. Un outfit incredibile, che ha esaltato ancora di più la bellezza della modella, vera e propria rivelazione degli ultimi anni. Sempre in giro per il mondo, il suo volto è diventato un must-have per gli stilisti, che se la contendono per servizi fotografici e passerelle, meglio se in coppia con la sorella Gigi Hadid. Bella vede realizzare così il suo sogno professionale, iniziato solo qualche anno fa. Al passo con i tempi. Bella Hadid deve gran parte della sua fortuna non solo alla sua bellezza e bravura professionale, ma anche al grande seguito di giovani fan che l'hanno eletta come influencer di punta. Con 15,3 milioni di follower su Instagram, Bella si conferma una delle hit girl più seguite e adorate del momento, e il suo è un successo che punta a durare nel tempo. Merito della sua intelligenza nel sapersi destreggiare tra le varie tecnologie del momento, usando i social network come veicolo per dettare tendenza e mantenere aggiornati gli ammiratori sulla sua vita lavorativa e personale. Fino a un certo punto, però, in una recente intervista, Bella ha dichiarato che a volte si sente schiava di queste piattaforme e di sognare una vita lontana da Instagram, Twitter e Facebook. Cosa impossibile per una socialite del 2017, che deve usare tutti gli strumenti a sua disposizione per mantenere viva l'attenzione delle persone intorno a lei. L'allenamento di Bella Hadid. Come si tiene in forma Bella Hadid? A sentire la modella, sono davvero poche le cose che fa per mantenere il suo fisico al top, anche se ovviamente deve allenarsi vista la sua professione di modella. Sto ancora affrontando molti problemi legati al mio disturbo immunitario, la malattia di Lyme, MDR, quindi la mia priorità è il lavoro. Ma con questa carriera corro così tanto, che alla fine solo lavorare diventa uno sport. Quando torno a casa a New York ho il mio personal trainer che mi torchia e si assicura che mi alleni almeno per un paio di giorni prima di tornare in carreggiata. Bella Hadid non ha mai negato di adorare cibi che in teoria alle modelle sono proibiti, come pasta, pizza, patatine fritte e Coca-Cola. La hit girl preferisce concedersi qualche peccato di gola ogni tanto e vivere come una ragazza normale, piuttosto che condurre un'esistenza di privazioni che la farebbe solo stancare di più. Fa bene? Non c'è nemmeno da chiederselo.